Ciao carissimi, oggi andremo a vedere come scegliere i coltelli per la nostra cucina. In tanti mi avete chiesto su Instagram, dopo che vi avevo consigliato un tipo di coltello, che era questo in particolare, nel video degli ovetti, mi ha chiesto come poter scegliere i coltelli più adatti per la cucina. Non abbiamo bisogno di riempire la nostra cucina con 20 coltelli, ma nemmeno possiamo pensare di fare tutto con un solo coltello. Diciamo che io cucino a livello casalingo e ho la necessità comunque di una serie di coltelli base che sono quelli necessari per tutte le persone che cucinano appunto in casa. I latini infatti dicevano che la virtù sta a metà, no? Così nella vita come in cucina. Un set ideale ha diversi tipi di coltello per diverse esigenze, ma non così ampio da riempire in maniera smodata i nostri cassetti. Questo che vi presento oggi di questa marca qui, vi darò dei consigli di massima e poi in particolare su questi con i quali mi trovo molto bene. È un set di coltelli a mio avviso molto completo. In più ha questo bellissimo ceppo, come avete visto, ha un colore fantastico, lo trovo molto elegante, che si integra molto bene con cucine moderne, così come cucine di stile più rustico, ma c'è anche il ceppo di nero, quindi diciamo possiamo scegliere. Se scegliamo questo tipo di coltelli, lo stile più adatto alla nostra cucina. Ha per esempio questi bellissimi coltelli da bistecca. Io ne ero priva e mi dava proprio fastidio quando andavo a tagliare bistecche che non si tagliavano. Questi sono perfetti e sono 6. Guardate che meraviglia! Veramente bellissimi. Abbiamo una bellissima particolarità su questi coltelli che è avere in questa parte qua, in questa parte, il tipo di coltello che andiamo a prendere. Così quando sta nel ceppo sappiamo esattamente quale coltello dobbiamo appunto prendere e il nome lo troviamo qui sopra. I coltelli arrivano, questo l'ho usato, arrivano questo. Il coltello da pane arrivano con un proteggipunta e una plastica per proteggere la lama. Il manico è ergonomico, è una buona impugnatura, sono con lama in acciaio inossidabile tedesco. Il manico, invece, a differenza di alcuni coltelli che sono tutti in acciaio inossidabile, quindi un po' si macchiano e poi sfuggono anche, questo è un bel coltello, non pesante da stancare il polso né troppo leggero da far sfuggire il coltello. E questo è di fondamentale importanza quando andiamo a scegliere un coltello. Il manico deve avere una buona presa in modo tale che possiamo tagliare con comodità ma senza stancarci. L'acciaio inossidabile è un, questo è un piccolo coltello di utilità, c'è scritto anche qua dietro, utility, vedete? E vi dicevo, la lama è in acciaio inossidabile di alta qualità, resistente all'usura, anticorrosione e antimacchia, facile da pulire con poca manutenzione. E per quanto riguarda la manutenzione dei coltelli, vi lascerò qui sotto nell'info box il link della nostra cara amica La Cucina del Cuore, Laura. Nel suo blog ha fatto un articolo su come fare la manutenzione dei coltelli per farli resistere più a lungo. Io vi dico una cosa, mia mamma ha un ceppo di coltelli simile a questo, comprato più di 20 anni fa, 25-26 anni fa, e ancora lo utilizza, sono perfetti. Quindi, quanto spendere per un coltello? Il giusto, nel senso, se siamo dei professionisti, allora andiamo a scegliere dei coltelli da professionisti, ma se come me cuciniamo in casa, allora prendiamo un set, non risparmiamo nel senso che possiamo spendere anche pochi euro, però poi lo dovrò ricomprare più volte, quindi spendere il giusto un pochino di più per avere un prodotto che mi durerà nel tempo.
dei coltelli base come possono essere il coltello per pane, il coltello di utilità, lo spelucchino che quindi serve per le finezze. Lo spelucchino è indispensabile per i lavori piccoli, quando dobbiamo andare a tagliare piccole cose. E in questo set l'unica cosa che manca è un coltello flessibile per andare a sfilettare, però voglio dire, pure lì o ce lo compriamo a parte o come me che non sfiletto più niente, perché sennò mi sfiletto la mano, e quelle rare volte che lo faccio prendo quello di mia mamma, voglio dire, va più che bene. Io me lo faccio fare dal pescivendolo a sfilettare, per esempio il salmone. Poi qui abbiamo il coltello, questo qui per fare le fette. Allora, anche qua io ho imparato una cosa recentemente proprio dalla Cucina del Cuore: per andare a tagliare il pomodoro non utilizzare questa lama liscia, ma andare ad utilizzare una lama seghettata, perché la lama liscia va a rovinarsi. Il coltello da chef, immancabile per andare a tritare, pure qua. Se io ho un coltello troppo pesante o troppo leggero, o mi sfugge o faccio fatica. Questo è perfetto. Un altro coltello fondamentale in cucina. Poi, ultimi ma non ultimi, una comodissima forbice. Io ho una forbice fantastica che mi hanno regalato degli amici, Giovanni e Teresa, che ancora ringrazio, e con quella faccio tutto, ma questa è veramente utile e non può mancare in cucina. Quante ne abbiamo comprate? E infine lui, l'affila coltelli, altro utensile indispensabile nelle nostre cucine. Ecco qua, questo è il set che trovate di questa marca, che vi consiglio. Trovate anche un set più piccolino, con meno coltelli, e vi lascio qui nell'info box il link per andare direttamente a vederlo, perché se vi va avete 5 minuti, andare a vedere insomma non costa niente e vi può dare un'idea. Questi sono coltelli ben bilanciati, con un dorso accuratamente lucidato per garantire proprio una presa comoda. E il bilanciamento del coltello, la maggior stabilità nel bilanciamento del coltello e una buona resistenza nel tempo sono caratteristiche fondamentali dei coltelli che dobbiamo andare a scegliere. Ora andiamo a vedere nella pratica questi coltelli, qualche esempio. Quando arrivano fate molta attenzione, perché non vi aspettate che tagliano così tanto. Io per esempio li ho messi nel ceppo, li ho messi al contrario, ho fatto così, sfiorato e mi sono tagliata. Quindi fate tanta attenzione. Su ogni coltello, vedete, c'è scritto, non so se si vede, che tipo di coltello è, quanto è lungo, ci sono tutte le caratteristiche, la marca, vedete. Per esempio questo coltello da bistecca 11 cm e così via, il coltello dal pane, eccetera. Sono veramente bellissimi. Andiamo a vedere, va. Ah, senti, mi prendi un pezzo di legno, una lattina, una scarpa, che facciamo? Mi faccio tirare un ananas e la provo a tagliare con questo. Poi, se ci vedete fra un po', vuol dire che il taglio è andato bene. Se fra un po' non ci vedete, vuol dire che l'ho presa proprio in testa l'ananas. Ok, adesso andiamo a fare una dimostrazione su qualche cosa. Un pezzo di carne, una zucchina, per lo spelucchino le fragole, il pomodoro per vedere le fettine che non si attaccano, per esempio, al coltello, e il pane. Mi sento tanto la signora che dimostra, no, l'utilizzo di qualcosa alle fiere del paese. Lavoro che tra l'altro mi ha sempre iper affascinato e veramente avrei voluto fare. Iniziamo con il pane, il nostro bel pane. Andiamo a prendere il coltello da pane. Iniziamo con il pane, le due fettine precedenti insovvenute perché mi ero messa un po' troppo in qua, e andiamo. Sta attenta e mi taglia pure il tagliere. Ecco qua, facilissimo. E il primo.
quello che vi dicevo, lo spelucchino per i compiti di precisione. Guardate un po' che taglio. C'hanno la lama, dicevo, ha talmente tagliente che dovete stare proprio attenti, attenti, eh. Con il coltello da pane ci andiamo a tagliare anche il nostro pomodorino. Guardate, le fette non rimangono attaccate al coltello, eh? Guardate che precisione, è semplicissimo, sono talmente affilati questi. Con questo coltello andiamo a fare delle fettine precisissime, vedete? Guardate che belle. E mo andiamo a tagliare il tacchino. Vado a prendere il mio coltello da chef. Lo vediamo un po'. Ti è burro! Ammazza! Mamma mia, ma proprio burro! Fantastici! Vi voglio far vedere con questa la differenza con questi in ceramica che ho, che tagliano pure bene, eh? Ma guardate un po'. Faccio fatica un po', eh? Con questo proprio burro. Guarda. Tiè. Ci ha detto più a toglierlo dalla forchetta che. Tiè. Ma veramente burro burro, eh? Sono fantastici. Anche questo video è giunto al termine. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace. E se volete scrivere più meglio, lasciate un altro mi piace. E ancora più bello, lasciate un regalo. Ciao! Vi lascio qui sotto nell'info box sia il link per questi coltelli che per il ceppo più piccolo, se avete voglia di andare a dare un'occhiata, e anche il link per arrivare direttamente sulla nostra galleria Instagram. Ciao!